speciale TG1 che questa sera vi propone Pianeta Antartide. Gli inviati del telegiornale 1 sono ritornati per la terza volta in Antartide e hanno seguito la 7ª spedizione italiana in un lungo viaggio ricco di immagini molto suggestive. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. L'Oceano Antartico, il mare più tempestoso del pianeta. Una superficie di 36 milioni di chilometri quadrati, il 10% delle acque che coprono la Terra, che si forma tra il 50° e il 60° parallelo sud, dove c'è l'incontro delle acque di tre oceani. L'incontro delle correnti prese con quelle calde è tra le cause principali delle terribili tempeste. Rotta 175, da Christchurch, Nuova Zelanda, destinazione Baia Terranova, Antartide. La motonave italica, 22 persone di equipaggio e 50 tra ricercatori e tecnici della 7ª spedizione italiana in Antartide, fila lenta tra i ghiacci all'imboccatura del grande mare di Ross. Undici dicembre, il PAC blocca la nave, un contrattempo previsto. Un elicottero si alza in volo per individuare possibili varchi. La stagione estiva, durante la quale il sole non tramonta mai, è qui appena cominciata. Iceberg, pinguini, orche e balene distraggono da quel che dal di fuori può considerarsi solo tempo perso. È un'altalena di sorte e di partenze.
terra è di nuovo mare libero, ma per poco. I motori della nave, per vincere la resistenza della banchisa, provocano spesso tremolii e sussulti. Comandante Nicola Tevola, di Monte di Procida, a Napoli, al suo secondo viaggio antartico, è attento, ma sereno. È a bordo con altri due fratelli. Dicembre. È mezzanotte e il sole è alto nel cielo. La stazione Baia Terranova è laggiù, in vista. Terra poco ghiaccio. Il tempo è buono. Sembra proprio che l'inverno sia trascorso senza lasciar traccia. Tutto è in ordine e lascia credere che qui sia l'inizio di un'estate eccezionale. L'apertura della base non dà alcun problema. Questa, contrariamente agli anni scorsi, è una spedizione più che altro di mantenimento, soprattutto per assicurare l'efficienza di strutture e impianti. Il Parlamento ha tardato infatti ad approvare lo stanziamento dei nuovi fondi del programma, ma ora tutto è a posto. La prossima stagione sarà di nuovo un'altra cosa. 390 miliardi di lire assicurano intanto fino al 96 l'attività italiana in Antartide, diretta dall'ENEA sotto l'egida del Ministero della Ricerca Scientifica. Oggi l'Antartide non è più il territorio intatto e disabitato come è stato fino a due secoli fa, prima di essere avvistato. Da allora diverse centinaia di migliaia di persone lo hanno visitato e 15.000 in 80 anni, tra cui la troupe del telegiornale 1, sono state al Polo Sud. Ogni estate australe si calcola che poco meno di 8.000 ricercatori raggiungano il continente. Solo alcune centinaia vi trascorrono la lunga notte polare nell'isolamento delle basi. Comunque piccolissime cifre di fronte agli altri continenti del pianeta. Visto dallo spazio, l'Antartide appare come un continente bianco di forma quasi circolare. Una gigantesca isola separata da tutti i continenti circostanti. Dista poco meno di 1000 chilometri dal Sud America, 2200 dalla Nuova Zelanda e dall'Australia, e 3500 dal Sudafrica. L'Antartide, con la sua superficie di quasi 14 milioni di chilometri quadrati, è grande una volta in mezzo l'Europa. Il continente è quasi interamente coperto da una gigantesca calotta di ghiaccio che raccoglie il 70% dell'acqua dolce della Terra. Le zone deglaciate, costituite dalle nude rocce,
raggiungono appena il 2% del totale. La sua altezza media, 2050 metri sul livello del mare, fa dell'Antartide in assoluto il più alto fra tutti i continenti. Questa particolarità dipende non tanto dalla presenza di alte ed estese catene di montagne, la cima più alta supera i 5000 metri, quanto all'elevato spessore della calotta di ghiaccio. Al polo sud, al centro dello sterminato altopiano, dove si trova la stazione americana Amundsen Scott, lo spessore del ghiaccio sfiora i 3 km. Il clima freddo e rigido, ma praticamente privo di umidità, alla stazione ora ex sovietica di Vostok, a 3500 metri di altezza, è stata registrata la temperatura più bassa mai rilevata sulla Terra, 88,8 gradi centigradi sotto zero, è condizionato da diversi elementi. Al polo geografico, ad esempio, dove la temperatura media annua si aggira intorno ai 50 gradi sotto zero, cadono dalle nuvole solo sporadici e pochi cristalli di ghiaccio. Qui fa infatti troppo freddo per nevicare. Durante l'estate australe, il continente antartico riceve una quantità di energia solare di gran lunga superiore a quella di ogni altra regione della Terra. Ma per il riflesso della sua superficie ghiacciata, però, il 75% di questa energia ritorna verso lo spazio, rendendo così l'Antartide particolarmente fredda e inospitale. Non sono ancora completamente conosciute le cause che quaggiù hanno determinato l'enorme accumulo di ghiaccio. È certo, tuttavia, che l'Antartide non è sempre stata nelle condizioni attuali. Il ritrovamento di fossili vegetali e animali simili a quelli rinvenuti in Sud America, Sudafrica e Australia hanno fatto nascere la convinzione che in tempi geologicamente remoti il continente antartico dovesse essere unito a queste terre in un unico supercontinente, il Gondwana. Parliamo di qualcosa come 200 milioni di anni fa. L'Antartide è l'unico continente privo di popolazione autoctona. La vita animale è essenzialmente marina. Gli unici abitatori delle sue coste, foche, pinguini e uccelli, non mancano anche orche e balene, passano la maggior parte del loro tempo in mare. Le acque, ricche di plancton, abbondano di crostacei e di specie ittiche che comunque non potrebbero vivere a nord della convergenza. Simbolo dell'Antartide, nelle sue varie specie, è il pinguino. Discendente dagli uccelli, buffo e goffo fuori dall'acqua, è un eccellente e veloce nuotatore che può spingersi fino a notevoli profondità. Già nell'antica Grecia si parlava dell'ipotesi di una calotta di ghiaccio australe, non escludendo la presenza di terre. Ma solo 4 secoli fa qualcuno cominciò a immaginare un continente all'estremità sud del pianeta. I primi ad avvicinarsi all'Antartide furono comunque, nei secoli, isolati cacciatori di foche e di balene, più che altro costretti dalle bufere e dal maltempo. Il primo esploratore che si spinse fino alle porte del continente bianco fu l'inglese James Cook. Nel suo viaggio, cominciato nel 1772 e conclusosi 3 anni dopo, Cook si fermò alle soglie della banchisa. La prima esplorazione vera e propria del continente avvenne nel 1820, quando ben 3 diverse spedizioni avvistarono il continente. L'americano Palmer, appunto un cacciatore di foche che si spinse con la sua nave Hero ben più a sud di Capo Horn, in quella che è oggi la penisola antartica, il russo von Bellinghausen e l'inglese Bransfield. Nel 1895, in occasione del 6° congresso geografico nazionale, fu riconosciuta l'importanza scientifica dell'esplorazione del continente antartico. Poi tanti sbarchi sulla banchisa. Tutti provano o sognano di raggiungere il polo sud. 1910. L'inglese Robert Scott, già veterano dell'Antartide, salpa da Melbourne, in Australia, per tentare appunto la conquista del polo. Scott allestì la sua base all'estremità del mare di Ross, in prossimità del vulcano Erebus,
dove sbarcò numerosi cavallini siberiani che avrebbero dovuto facilitargli la spedizione. Nello stesso periodo, il norvegese Roald Amundsen, reduce dall'esperienza artica, si accampò non distante nella baia delle balene, con obiettivo la stessa meta. Amundsen, forte del recente successo, puntò tutto sui cani. Nacque così la famosa corsa al polo, che si concluse tragicamente per Scott e i suoi uomini l'anno successivo. I cavallini siberiani, presto stremati dal freddo e dalla fame, dovettero essere abbandonati e Scott fu costretto a proseguire la marcia a piedi. Raggiunto il polo il 17 gennaio del 1912, scoprì che il rivale vi era passato un mese prima, il 14 dicembre dell'11. Durante il viaggio di ritorno, Scott e i suoi compagni morirono assiderati a soli 16 chilometri da un campo di rifornimento. Nel 1928 l'americano Bird, utilizzando l'aereo, sorvola il Polo Sud. Siamo in una nuova era. Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, nel 1946, 4.700 uomini e 16 navi, sempre sotto la guida di Bird, arrivano in Antartide. Comincia così la capillare esplorazione di tutto il continente. Il resto è storia moderna. Prima dell'inizio del programma nazionale di ricerche in Antartide, la presenza italiana in questo lontano continente era stata piuttosto modesta, ma non per questo va dimenticata. Alla fine del secolo scorso, il sottotenente di vascello Giacomo Bove aveva preparato un progetto, poi non realizzato, che prevedeva una spedizione di 3 anni. Luigi Bernacchi, medico bresciano ma cittadino britannico, aveva partecipato ad una spedizione che durò dal 1898 al 1900. Bernacchi fu tra i primissimi uomini a passare l'inverno fra i ghiacci australi. 5 anni dopo fu la volta della guida valdostana Pierre Deynet, al seguito di una spedizione francese. Poi 50 anni di vuoto, proprio mentre gli altri paesi erano impegnati nel massiccio sforzo di penetrazione del continente. Durante l'anno geofisico internazionale 1957-58, il tenente di vascello Franco Faggioni rimase 13 mesi nella stazione neozelandese di Scott. 3 anni dopo, il professor Fiorenzo Ugolini, per conto degli americani, si recò in Antartide. Tra l'altro, Ugolini scalò il vulcano Erebus, di quasi 4.000 metri di altezza. Ugolini, in 10 anni, si recò altre 5 volte al Polo Sud. Il ricercatore alpinista Ardito Desio, invito degli Stati Uniti, nel 1962 visitò con un piccolo gruppo l'Antartide. Con lui c'era il nostro collega Ilario Fiore. La prima spedizione italiana fu nel 1968-69, organizzata dal CNR e dal Club Alpino Italiano. Tra i partecipanti il professor Aldo Segre, l'alpinista Carlo Mauri e il professor Carlo Stocchino. Stocchino, che tra il 72 e il 77 partecipò ad altre 3 missioni, nel 77 raggiunse il polo geografico insieme all'alpinista Walter Bonatti. In precedenza, nel 70-71, il comandante Aimone Katz, insieme ad altri 3 uomini della Marina Militare, aveva raggiunto con un motoveliero la zona della penisola antartica. Nell'estate australe 75-76, una spedizione privata di 15 persone guidata dal milanese Renato Cepparo costruì nell'isola di King George, nelle Shetland meridionali, una capanna destinata a base permanente che fu dedicata a Giacomo Bove. Solo un anno dopo, un piccolo gruppo di italiani partito dalle Falkland con un gommone cabinato accertò che la capanna costruita da Cepparo a King George era stata smantellata dagli argentini. Poi il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide e nel 1985-86 la prima spedizione dell'Enea. Beh, la spedizione di quest'anno è una spedizione che ha una caratteristica di tipo estremamente ridotto ed essenziale, cioè portiamo sia come uomini sia come programmi scientifici pochissimi mezzi e pochissime persone. Questo però si propone di mantenere gli accordi di collaborazione internazionale, che sono estremamente importanti, si propone di mantenere il funzionamento continuo di alcuni osservatori scientifici nel campo della meteorologia, della sismica, del geomagnetismo, della vulcanologia e di garantire il controllo del patrimonio
italiano a Baia Terranova, che è la base, che sono gli osservatori, che sono gli strumenti, che sono i laboratori.